pillole di nutrizione in compagnia della dottoressa Silvana Di Martino, alla quale diamo il nostro buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, dottoressa, stiamo scoprendo con lei in queste puntate, lei ci sta dando una grande speranza perché abbiamo così la possibilità di poter gustare dei piatti tipici della nostra tradizione partenopea, in realtà e non solo, non temendo di perdere d'occhio la linea, il punto vita e di poter sgarrare qualche volta. Sì, pillole di nutrizione napoletana insomma è nato proprio per tutti coloro che in questo periodo di lockdown chiedevano aiuto, nel senso persone che hanno seguito anche un programma ipocalorico, un piano alimentare che li ha portati a certi risultati, a conseguire certi risultati, e purtroppo da marzo dello scorso anno con questo lockdown ha messo tutti in casa, ha chiuso tutti e quindi ha fatto sì che tutti diventassero panettieri, chef, pasticceri, anche perché era giusto in quanto si stava in casa e quindi la convivialità andava rispettata. E allora io mi sono creata quest'idea dello sgarro senza sgarrare, nel senso che se si è seguiti da un professionista del settore, nel mio caso il nutrizionista, dare le indicazioni giuste e cercare di compensare lo sgarro come con i piatti tipici della nostra tradizione napoletana. È vero, tra poco tra l'altro ci collegheremo con lo chef Raffaele Trematerra, dovrebbe essere già con noi in collegamento, possiamo salutarlo. Buongiorno chef, ben trovato. Buongiorno a tutti. Dunque, cosa stai preparando chef? Ti vedo all'opera, giusto? Sì, abbiamo preparato salsiccia e friarielli. Wow! Salsiccia e friarielli! Mi sta venendo un certo languorino in questo momento, chef, l'aspetto è davvero molto molto invitante. Tra l'altro, grazie. Con lei, dottoressa, abbiamo parlato anche di un altro aspetto, il cheat meal, questo termine adesso utilizzato, ecco, di nuovo uso e costume, ma di cosa si tratta? Si tratta di uno sgarro parziale della giornata, la differenza la salsiccia tra... salsiccia e friarielli che abbiamo visto. Sì, salsiccia e friariello che nel libro ci sta... consideriamo sempre che nel libro ci sta calcolato per un metabolismo maschile e per un metabolismo femminile, parliamo sempre di soggetti sani, ci tengo a ribadire, perché se dovesse esserci una patologia la cosa deve essere naturalmente monitorata diversamente dal professionista. Nel caso di soggetti sani parliamo di un metabolismo basale di un uomo di 52 anni, quindi insomma un'età media, e di una donna tra i 48 e i 52 anni, quindi ci sono tutte le indicazioni, tutte le proporzioni per poter gustare lo sgarro, cioè il salsicce, in questo caso salsicce e friarielli, senza sgarrare, perché poi la nutrizionista in base a quel metabolismo tipo ha organizzato l'intera giornata. Dunque, cheat meal, mi correggo perché ho sbagliato la pronuncia, ho sbagliato... È l'inglese che ci dà problemi. Intanto lo ha annunciato lei prima, il suo libro, già visto, pillole di nutrizione napoletane. All'interno ritroviamo anche questa ricetta, quindi ci dà la possibilità, ancora una volta, di poter deliziarci con un buon pasto. Però attenzione, dottoressa, perché è importante poi riequilibrare, compensare, certo, questo infatti, sgarro. Quindi con questo sgarro nel libro viene proprio specificata la giornata tipo. Io dico che quando poi normalmente io realizzo poi il piano alimentare individuale, ricordiamo sempre che il metabolismo basale è individuale, quindi dal professionista con il sistema bioimpedenziometrico noi andiamo a calcolare proprio il proprio metabolismo basale. Che si intende per metabolismo basale? Il tuo metabolismo basale da fermo. Si chiede poi al paziente se fa un'attività fisica, in questo periodo è un po' più complicato insomma aggiungere un'attività fisica, ma in ogni caso si aggiungono poi delle calorie nel caso fosse insomma un atleta, insomma una persona che si occupa, oltre ad un'alimentazione controllata, anche di un'attività fisica. I 5 pasti non li dimentichiamo mai. 3 principali, quindi colazione, pranzo e cena, e 2 spezzafame. Gli spezzafame servono per non arrivare al pasto principale con la fame atavica. In questo caso la ricetta di Raffaele Trematerra prevede proprio salsicce e friarielli. Vediamo. Abbiamo la carne di maiale, abbiamo i frigitelli, insomma voglio dire che è un piatto tipico della tradizione napoletana, ed è calcolato questo sgarro, parlavamo prima del cheat meal, nella giornata. Quindi si può mangiare, naturalmente seguendo le indicazioni, con un metabolismo tipo. E dopo cerchiamo di capire come dovrà essere per questo pasto completo della giornata, i 5 pasti, però avendo a mente che prepareremo salsicce e friarielli. Chef, come li abbiamo preparati?
Abbiamo saltato con olio extravergine d'oliva, aglio e peperoncini. Quindi proprio alla Abbiamo maniera saltato i piselli. partenopea l'abbiamo saltati proprio. Partenopea tradizionale. Un bel colore verde abbiamo reso ai friggitelli. E poi con le giuste bucherellate, super così fa uscire tutta l'acqua. E l'abbiamo cotto. Semplicemente alla tradizione. Questo. Perfetto, questo diventa ancora più Ecco, invitante il calcolo dei perché carboidrati, no? Perché noi diciamo sempre come. che la dieta mediterranea rispetta la torta famosa dei macro e micronutrienti. Noi non produciamo i macro e i micronutrienti. Che sono i macro e i micronutrienti? Carboidrati, proteine, lipidi, i micronutrienti, sali minerali, vitamine, acqua, importante, ricordiamo, essere normopesi e anche essere normoidratati. I macro perché devono essere assunti in grammi. I micro, insomma, in quantità minori, ma servono tutti al nostro organismo per andare avanti e per non avere nessuno scompenso. Quindi, nel salsiccia e friarielli ci sta tutto, ci sta le proteine, ci sono le verdure, ci sta l'olio extravergine di oliva e naturalmente quella percentuale di calorie in più, quei grassi in più che abbiamo introdotto nel nostro piatto sgarro, tra virgolette, lo andiamo a compensare nell'arco della giornata. Ma per vedere questo dovete vedere il libro, perché poi Esatto, ci dobbiamo sono le vedere tabelle le tabelle nutrizionali. nutrizionali perché lo ricordiamo nel libro della dottoressa Di Martino, pillole di tradizioni napoletane. Naturalmente Pillole di nutrizione napoletane, napoletana. stiamo vedendo l'immagine di copertina, vi è sicuramente il piatto tipico della nostra tradizione partenopea e all'atere abbiamo anche la tabella nutrizionale suddivisa Certo. naturalmente per l'uomo e per la donna. Però volendo fare riferimento, dottoressa, al piatto oggi presentato dallo chef Raffaele Trematerra, come distribuiamo gli altri quattro pasti? E poi le chiedo, quando ci gustiamo questo piatto? A pranzo o a cena? Presumo a pranzo, Allora, però ci presumiamo sta. a pranzo perché ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate, la sera conviene non appesantirsi. Ecco, si parla anche di dinner canceling, che è un altro termine inglese che ci viene in soccorso, che significa che quando abbiamo ecceduto a pranzo, conviene la sera, ecco, accompagnare la cena con una tisana o un brodo, qualcosa insomma di più leggero che concilia anche il sonno, perché nelle puntate precedenti abbiamo parlato anche del dormire bene, che in questo periodo purtroppo facciamo fatica con la scarsa vitamina D e quindi tutto questo ci scombussola anche insomma il sonno veglia, quindi conviene insomma alleggerire un po' la cena e lo sgarro, il cheat meal, quello che dicevo prima dello sgarro parziale, il cheat day lo direi, sarebbe lo sgarro completo, quando normalmente si dice giornata libera. Ecco, questa è una parola che vorrebbero sentire tutti i miei pazienti. Dottore, ma la giornata libera Quando? è quando? E allora io dico sempre: va bene la giornata libera in un regime ipocalorico, anzi, aiuta a dare una botta al metabolismo, aiuta a ritemprarci anche psicologicamente, perché in un piano alimentare ipocalorico talvolta seguirlo per tanti mesi dipende poi da quello che il percorso individuale che ognuno deve fare, insomma. Fa un attimo anche un po' deprimere, quindi in quel caso la giornata libera ci sta. Ecco il cheat day. Però io consiglio sempre non esagerate perché conviene poi non perdere tutto il lavoro fatto durante la settimana. Poi parliamo spesso anche di integrare il nostro fabbisogno, il nostro organismo con un'integrazione che proviene dall'esterno. In questo caso, cosa può suggerire, dottoressa? Io per quanto riguarda un'alimentazione ipercalorica oppure dopo uno sgarro, dopo un periodo insomma di eccessi o comunque dopo una giornata, consiglio sempre il Silepat, che è un drenante, che è un depurante, contiene carciofo. Io consiglio, anzi in questo periodo i carciofi se ne vedono tanti e sono ottimi, sono insomma dei depuranti per il fegato e nel Silepat c'è tutto, ma c'è anche insomma oltre al Abbiamo neanche carciofo l'immagine a supporto, tra ecco, c'è l'altro, della anche nostra insomma regista il Elena che finocchio, salutiamo. ed è anche un acceleratore del metabolismo nel momento in cui, ecco, dopo una lunga Un lungo piano alimentare ipocalorico, abbiamo bisogno di risvegliare un po' il Noi lo metabolismo. diciamo sempre che è necessario affidarsi a persone, insomma, esperte, competenti, però nello specifico, dottoressa, come avviene l'assunzione? Che tempi ha?
Per quanto io lo consiglio per una ventina di giorni, proprio nel primo ciclo di terapia alimentare, dopo aver verificato insomma che il metabolismo basale è un po' rallentato, e quindi nel primo ciclo di primo piano alimentare consiglio per una ventina di giorni, mattina e sera, un tappeto di Silebat. Chef, noi ci ritroviamo alla prossima puntata e anche per la prossima ci preparerai una bontà tipica della nostra tradizione partenopea. Possiamo svelare qualcosa oppure attendiamo questa sorpresa? È una mitica in tutte le case di Napoli, diciamo, la facciamo per la Pasqua, ci organizziamo per la Pasqua. Quindi aspettiamo la prossima puntata. Quindi qualcosa, una pietanza legata al mondo pasquale, quindi noi non vediamo l'ora, chissà che sarà a Casatiero, non lo so. Vedremo. Mi viene in mente. Intanto, dottoressa, prima di salutarci, pillole di nutrizione napoletane, il libro della dottoressa Di Martino, dentro del quale, vi ripeto, tante ricette buonissime, ma soprattutto importante la tabella nutrizionale da tenere a mente. Il suo suggerimento, ecco, per aiutare non solo da un punto di vista nutrizionale, ma anche come supporto psicologico, morale, ecco, chi ci ascolta, per invogliarli a fare la dieta. Ripeto, con questo libro riusciamo ad avere il piacere di mangiare una cosa che possiamo condividerla con tutta la famiglia, ecco, la convivialità, e nello stesso tempo avere anche la possibilità di non allargare il punto vita. Il suo piatto preferito, quello che sgarra, possiamo conoscere? Beh, a me piace, io sono una napoletana doc, quindi per me la convivialità è di base, però riesco sempre a compensare. Ne sono tanti, insomma, nel libro ci sono tutti i piatti che a me piacciono, che ho concordato con lo chef. Che ho concordato con lo chef, e poi tra le altre cose ci ho messo anche il detto napoletano, perché secondo me il detto napoletano ci sta. E allora dopo vediamo anche il detto, scopriremo qualche detto napoletano proprio all'interno del libro. Lo vediamo. Salsicce e friarielli? Salsicce e friarielli, ma pure parmigiani e melanzane. Perfetto. Facciamocela tutta, va. Siamo amiche. Ci troviamo prossima settimana con la nostra rubrica Pillole di Nutrizione. Salutiamo per quest'oggi. Grazie mille. La dottoressa Silvana Di Martino, sempre esaustiva, puntuale, sapiente e sempre solare. A tra pochissimo con Mattia Noi, pubblicità.